Buonasera da Gabriele Lepri in diretta dal Comunale di Chiavari per la partita Intella Juventus Under 23. Benvenuti su Serie C TV in onda sulla piattaforma Eleven Sports. Pronti a raccontare e a vivere insieme a voi le emozioni di questo match. 18esima giornata. La difesa dell'Juventus è molto ben piazzata, ma il pallone arriva al numero 9 dell'Intella. La sua conclusione è stata deviata dal difensore dell'Juventus. Spazza via ancora una volta il pallone, prova ancora una volta adesso Paolucci verso Caturale, la conclusione di Caturale, il gol dell'Intella da parte del numero 10, Luzzetto, che fa spartire un tiro di sinistro che si infila sul palo più lontano, non controllato dal Favaro, e Intella in vantaggio. Il numero 8 da parte di Belli sulla destra prova a mettere il pallone che colpisce la montante alto dalla parte della traversa. Intella vicinissima al secondo del prete sulla sinistra, alza la testa, ci sono 5 giocatori della Juventus pronti in area di rigore. Adesso c'è un tiro da parte di Emanuello da fuori area, finisce molto alto, finisce e nuovamente la Juventus a far partire l'azione dalla sinistra, ancora una volta il pallone che scavalca il centrocampo per Mavidi, prova a avere la meglio Mavidi, la conclusione di Mavidi, para, si distende ma solo la prima parata. Quando siamo in questo momento non sarà Nizzetto, sarà probabilmente Nizzetto a calciare di sinistra verso l'area di rigore, prova un colpo di testa un difensore da parte della Juventus, batti e riesce ad avere la meglio Emanuele, respinge del Favaro con la beneficiare di un ennesimo calcio d'angolo. Attenzione, calcio d'angolo calciata adesso, Belli pronto all'area di rigore, conclusione di Belli e c'è il secondo gol dell'Entella. Entella 2 Juventus Under 23-0. Juventus Under 23-0, lo dicevamo, siamo giunti al 32esimo del secondo tempo, abbiamo visto più di una volta l'Entella pronta a chiudere il match. L'avevamo detto che questa Juventus stava facendo veramente poco, ma il gol è stato annullato perché c'è stato probabilmente un fallo commesso da un giocatore dell'Entella, quindi di Parlo che si vuole andare in rigore, di Parlo limitare il rigore, prova lo scambio per Mavidi limitare il rigore, contro si gira Mavidi, è la parata di Massolo, la parata 3 occasioni con il numero 11 Mavidi, il piattivo cattivo. Attenzione adesso l'Entella limita il rigore, conclusione di Motta, finisce sul fallo, sul fondo con in difficoltà l'Entella. Attenzione con il numero 7 Emanuele, la conclusione, attenzione con il numero 14 della Juventus che prova la conclusione, è stata di Marco Livieri. Ripartire l'azione con il numero 32 Elia Petrelli che tocca subito il pallone, allarga per il numero 8 Gregori Kostanos che lascia partire un tiro che per pochissimi centimetri l'Entella riesce a ripartire in azione di contropiede sulla sinistra con Crevese che scappa via dalla sinistra, attenzione, entra Simone Diano in area di rigore, colpo di testa di Simone Diano e la traversa, Entella vicinissima al secondo gol, bellissima azione sulla sinistra. Campionato, primo momento sul comunale vista l'indisponibilità da parte del proprio campo di casa, attenzione perché arriva adesso in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara, vince l'Entella 1-0 sulla Juventus Under 23, decide il gol segnato al 13esimo minuto del primo tempo da parte di Luca Nizzetto, una vittoria che permette